Onorevole Palazzotto, lei è a bordo di una delle navi dell'Open Arms. Stamattina avete trovato i resti di un barcone. C'erano pure tre persone, due morte e una viva che avete soccorso. Cos'è successo? Abbiamo trovato i resti di un'imbarcazione che ufficialmente è stata soccorsa dalla Guardia Costiera Libica, che ha abbandonato, lasciato alla deriva questa imbarcazione che ha distrutto due donne e un bambino. Noi abbiamo trovato i corpi, i cadaveri di una donna e di un bambino di circa 4 anni e ci siamo accorti che la seconda donna era ancora viva. Quando siamo arrivati noi abbiamo preso soccorso e ora è a bordo della Open Arms, dove le stanno prestando assistenza medica. Questa è più o meno la modalità con cui la Guardia Costiera Libica, quella che noi continuiamo a chiamare impropriamente così, fornisce, fa i soccorsi in mare. Quelli a cui affidiamo i migranti probabilmente li hanno abbandonati lì perché si rifiutavano di tornare in Libia, e per dare un segnale hanno distrutto la barca e abbandonato queste persone alla deriva. Più che guardia costiera sono dei criminali con cui noi continuiamo a fare degli accordi e con cui noi continuiamo a tirare la vita delle persone. Ecco, Per quello voi vi siete che avvicinati in quella zona di mare, stamattina, dopo che ieri avevate intercettato una conversazione tra la Guardia Costiera Libica e un mercantile, com'è andata? noi ieri, verso l'ora di pranzo, abbiamo intercettato questa comunicazione via radio di un mercantile, la nave Triades, che chiedeva alla Guardia Costiera Libica cosa fare rispetto a un gommone, un'imbarcazione popolare che si trovava a 80 miglia circa dalla costa libica. La motonave Triades comunicava alla Guardia Costiera Libica di aver informato anche la Guardia Costiera Italiana, che gli aveva risposto di parlare con i libici e che non era di competenza dell'Italia, che adesso se ne sarebbero occupati i libici. Fino a tarda sera dalla Guardia Costiera Libica non arrivavano indicazioni. Tra le 9 e le 10 di sera la Guardia Costiera Libica comunicava alla motonave Triades di allontanarsi perché stava per arrivare una loro motovedetta. Noi ci siamo diretti comunque nella zona dove poteva trovarsi l'imbarcazione, non sapendo se la Guardia Costiera sarebbe intervenuta, e quando siamo arrivati stamattina abbiamo trovato i resti di quello che loro hanno chiamato un salvataggio. Onorevole, ora verso dove siete diretti? Adesso siamo diretti verso Lampedusa, ci avviciniamo alle acque territoriali italiane sperando che il governo italiano abbia almeno la decenza di accogliere questa donna e prestargli le cure mediche di cui ha bisogno, e che l'Open Arms possa quindi tornare in mare per salvare altre La vite. donna in che condizione è? Disidratata? La donna era in ipotermia, era in mare da molte ore, disidratata, in stato di shock, quindi ha bisogno sicuramente di assistenza medica, assistenza psicologica, e quindi ha bisogno di essere trasportata il prima possibile in una struttura adeguata.